la guida della tavola rotonda, penso di essere riuscita a recuperare anche quasi i tempi che c'eravamo, e quindi a partire da Mariano Grillo, sì, vi chiamo al tavolo, io mi allontano così c'è una sedia in più, spero che ci stiano tutti. Rosanna, tu dovresti avere l'elenco di quelli che ci sono, chiamali tu, io mi allontano e vado a fare l'end user, cioè mi siedo lì come spettatore. Grazie a tutti. Michele Giavini, e poi chiuderà il presidente Bratto, che si vuole accomodare. C'è anche Edo, no? Sì, Edo. Scusate. Ci sono tutte? Sì, no, no. Ci mancano alcune sedie. Sì. Siamo il nostro. Prego. Sì, no, non ci stiamo. No, ci stiamo. Aspetta che devo trovare le sedie però. Dove ha mai mettito? Ci vuole un'altra serie, c'è anche lui. Io devo venire qui, tanto la Scriviamo la tabella. Onorevole Baratti, qui. Un altro. Ci siamo. Abbiamo pochi ferro, sono posti brandolini. Sì, no, vieni. Arrivano altri due, arrivano. Allora, intanto io ringrazio i relatori, perché come giustamente è stato detto prima di me, lasciamo il posto del direttore, il 20 dicembre è una data molto avanzata, e anche il pomeriggio invece vi ringrazio per essere qui presenti. Non c'è il rappresentante del Comune, purtroppo l'altro sciolto è ammalato. Forse sono andati ammalati tutti, mi sembra che la malattia ha colpito anche questa presentazione abbiamo sentito. Scusate, solo una cosa di servizio, perché non ci fermiamo mai con l'emergenza. Sì, non ci fermiamo con l'emergenza. Allora, intanto abbiamo ascoltato il direttore Laporta, ha illustrato sinteticamente, devo dire anche molto velocemente, viste le raccomandazioni di i dati relativi al rapporto rifiuti urbani. Quali elementi possiamo trarre se poi si era fatto qualche osservazione? Allora, sicuramente un elemento sul quale potremmo riflettere è questa parziale dissociazione cui assistiamo tra la produzione dei rifiuti e gli indicatori socio-economici. È la prima volta dopo tanti anni nel nostro paese nel quale abbiamo assistito in realtà a una riduzione della produzione dei rifiuti, tant'è che arriviamo ai dati del 2002 e del 2015, però è la prima volta in cui vediamo crescere il PIL, crescere i consumi delle famiglie, e per la prima volta i rifiuti diminuiscono. Allora, una prima valutazione su questo, si tratta dell'attuazione di politiche di prevenzione, siamo riusciti a mettere in campo delle azioni, delle misure, il Ministero dell'Ambiente ha fatto un programma nazionale di prevenzione, sulla prevenzione appunto dei rifiuti, che pone degli obiettivi da raggiungere nel 2020 di riduzione, associando agli indicatori socio-economici. E quindi delle prime valutazioni che possiamo fare su questo. Un'altra valutazione è cresce la raccolta differenziata, ma quello che interessa di più, perché in fondo la raccolta differenziata non ce lo dimentichiamo, uno strumento fondamentale che è stato da noi introdotto grazie del Ronchi, a cui dobbiamo riconoscere con il decreto Ronchi aver avuto
questa felicissima intuizione, non ce l'ha nessun paese, non ce l'aveva ancora di più nel 97, fissavano quei famosi obiettivi di raccolta differenziata che poi man mano sono stati innalzati. Questi obiettivi in alcuni contesti territoriali sono stati raggiunti, in molti altri no. Il gap è ancora evidente, ma quello che ci conforta è che quando andiamo a valutare l'obiettivo di riciclaggio, che è un obiettivo posto dalla direttiva 2008-98, beh, non siamo lontani, siamo al 46%, un 50% raggiungibilissimo a nostro avviso come ISPRA entro il 2020. Sapete che è stato approvato il 2 dicembre il pacchetto rifiuti che pone prevede la revisione di importanti direttive in materia di rifiuti, tra cui la direttiva 2008-98, e quindi con un innalzamento di questi obiettivi di preparazione per l'utilizzo e il riciclaggio, che dovranno salire al 60% poi al 65% del 2030. Allora c'è da interrogarsi, questa è un'altra domanda che io voglio porre ai relatori, visti questi dati, pensiamo che questo obiettivo sia raggiungibile nel nostro contesto territoriale. Altri obiettivi sono quelli degli imballaggi. Abbiamo già superato, avete visto, direttore Laporta ha fatto vedere che quello del 60 abbiamo raggiunto il 66% nel 2015. Potremmo discutere poi per frazioni, c'è il discorso della plastica, o meno, ma sicuramente Piedroni potrà sicuramente illuminarci di mezzo, ma vediamo che lì un dato positivo, cioè avremmo raggiunto già un obiettivo che sarebbe posto al 2025. Abbiamo un dato positivo che è la riduzione dello smaltimento di scarica, non è poco passare dal 31 al 26%, ma è ancora alto, è un valore ancora alto. Questo obiettivo del 10% fissato, se sarà ma fissato da questa revisione della normativa sui rifiuti, anche qui riferito solo ai rifiuti urbani, perché dobbiamo dirlo che, come ha detto giustamente il Presidente, spesso ci concentriamo sui rifiuti urbani, ma poi sui rifiuti speciali, che sono la stragrande maggioranza, non poniamo la stessa attenzione. Però è vero che riguardo ai rifiuti speciali sicuramente il nostro Paese è messo molto bene, tant'è che dal punto di vista del riciclaggio siamo il primo, con i dati del 2014, il primo dei paesi dell'Europa 15. Quindi vuol dire che lì forse degli strumenti efficaci, quale anche lo snellimento delle procedure amministrative, ricordiamoci le famigerate famose, come volete, procedure semplificate, hanno in qualche modo facilitato appunto il riciclaggio. Cioè il no smaltimento di scarica è veramente residuale, ma per i rifiuti urbani abbiamo questo obiettivo di ridurlo al 10%, siamo al 27%, ha fatto grandi passi avanti. Vorrei sentire ora dai relatori che cosa ne pensano. E un'ultima cosa, forse come è stato detto, noi facciamo uno studio molto approfondito sui costi, che non si fa quasi da nessun, cioè siamo i detentori di un'informazione che non hanno altri soggetti. Da sempre approfondiamo il tema dei costi e approfondiamo anche l'analisi dei piani finanziari, come è stato presentato il lavoro che facciamo anche sui piani finanziari, quindi inviterei a vederlo nella versione integrale. E abbiamo fatto un focus per la prima volta su 155 comuni a tariffa puntuale, dove non ci sentiamo, non abbiamo esposto delle valutazioni dei confronti, però vi invitiamo a valutarli, perché da una prima analisi ci sembrerebbe che questa applicazione appunto poi della tariffa puntuale porti come risvolto positivo una riduzione dei costi. Allora, questo è un po' sono gli elementi che io vorrei porre ai relatori, per sentire appunto che cosa ne pensano, che cosa pensano che l'Italia possa fare, quali strumenti, quali obiettivi ulteriori, quali norme possono essere messe in atto. Da ultimo, che termino, nel collegato ambientale, perché ci piace anche fare un po' di pubblicità, Presidente, lavori che fa l'ISPRA insieme al sistema appunto delle agenzie, nel collegato ambientale è stato richiesto a ISPRA di elaborare i criteri per individuare quali sono i rifiuti
rifiuti che non devono essere pretrattati prima di andare in discarica. Bene, noi queste linee guida le abbiamo, questi criteri non sono linee guida, le abbiamo elaborate, le abbiamo elaborate con il concorso appunto delle agenzie, le abbiamo sul sito dell'ISPRA e queste sono delle linee guida importanti perché dovrebbero, una volta applicate, garantire per omogeneità al sistema appunto della gestione dei rifiuti che è chiesta dagli operatori, che chiedono null'altro che avere delle regole comuni, omogenee sul territorio nazionale. Allora io a questo punto nel ringraziare molto perché so che degli impegni è stato un po' sporca la partecipazione, parliamo un pochino, comunque sta qui e io approfitto della sua disponibilità per dargli la parola. Insomma, Rosanna mi ha detto che sarà un po' ritroso a venire. No, l'ho dovuto stimolare. No, è vero, vengo volentieri. Purtroppo l'emergenza ce l'abbiamo sempre ogni momento. Prima era dovuta al fatto che domani mattina il ministro aveva un impegno, quindi dovevamo un po' aggiornarlo su alcune situazioni, in particolare sulla vicenda Sistri, insomma. È stata un po' menzionata, che però insomma, ci vede cautamente ottimisti, nel senso che stiamo un po' dando una svolta al passato, stiamo portando avanti la gara, c'è il contenzioso in atto, ma insomma speriamo bene di concludere questa fase sofferente, questa prima gestione del sistema e portarlo a regime nel corso del prossimo anno. Io rispondo più o meno alcune cose, cioè prendo alcuni spunti che diceva testé Rosanna, ma parto anche dal dato, all'inizio mi ha colpito quello che ha detto il Presidente Nico De Bernardinis, cioè il fatto che più che dati statistici sono riflessioni politiche, tra virgolette, perché da questi dati noi cogliamo degli aspetti importanti. Indubbiamente vediamo sicuramente uno sviluppo nell'ambito della vicenda rifiuti, perché vedo che i dati, esempio, noi ci lamentiamo sempre sul discorso del forte utilizzo delle discariche in Italia, però vedo che anche il dato europeo, anche dei paesi, al di là lasciamo perdere la Svezia che ha l'1,5%, ma vedo che c'è una percentuale del 23% di conferimenti di discarica nei paesi europei. Beh, noi non è che stiamo messi tanto peggio, perché quest'anno stiamo al 26%, l'altro anno stavamo al 31%, quindi in un anno c'è stata una diminuzione del 5%. Vedo un aumento di due punti per mezza percentuale sulla raccolta differenziata, c'è un bel 30% sull'incenerimento, questo benedetto incenerimento tanto criticato, però evidentemente c'è un utilizzo però molto importante, ma anche vedo a livello europeo c'è un dato molto, molto significativo. Così c'è un utilizzo maggiore delle attività di pretrattamento dei rifiuti per il conferimento in discarica. Quindi è una situazione che dobbiamo vedere in maniera sicuramente più positiva rispetto a quella che è purtroppo la situazione che abbiamo visto storicamente sul fronte dei rifiuti. Certo, indubbiamente quello che si vede è che nell'ambito dei rifiuti, quello che io ho colto abbastanza bene in questi miei primi due anni di permanenza nel settore, la delega che attualmente mi ha dato il Ministro, è che vedo due ambiti ben nettamente separati. Cioè c'è un discorso dei rifiuti, diciamo, più sofferente, patologico, e un discorso più aziendalista, più di evoluzione, e quello più legato all'economia circolare. Sul discorso, sul primo, indubbiamente c'è, non è ancora, vedo, se diventata una cultura dei rifiuti in Italia a tutti i livelli, parlando del quisque de popolo, parlando anche a livello di amministrazioni. Questo purtroppo vede quindi le amministrazioni impegnate, in primo luogo l'amministrazione statale, in quanto ha compiti di sostituzione e di coordinamento su tutta la gestione purtroppo che si è consolidata nei decenni non particolarmente stupenda la gestione dei rifiuti. E questo lo vediamo nel profluvio
di infrazioni comunitarie, che indubbiamente sono anche diminuite, ma io vedo in particolare delle infrazioni che ci impegnano quotidianamente, quali sono quelle per le discariche abusive, per le quali siamo stati condannati a fine 2014 per 200 discariche, adesso stiamo scendendo probabilmente sotto i 100, perché le stiamo seguendo pedissequamente, stiamo per nominare un commissario unico a livello nazionale per tutto un centinaio di discariche. Lo vedo per la gestione dei rifiuti campani, anche la gestione del cosiddetto caso Malagrotta, anche se ci sta archiviando fortunatamente in questi giorni la Commissione europea, anche per la gestione del caso Sicilia, rispetto al quale siamo stati, diciamo, graziati, diciamo, dalla messa in mora della Commissione europea per quanto riguarda la VAS del piano regionale dei rifiuti, ma indubbiamente è uno dei punti dolenti sul territorio nazionale, cioè quel 12% di conferimenti di discarica della Sicilia, diciamo che vedo un po' vendetta, non so come definirlo. Per la prima volta, diciamo, in Italia il Ministero dell'Ambiente è intervenuto in una maniera abbastanza decisa utilizzando l'articolo 191,4 del codice ambientale, cioè l'utilizzo delle ordinanze di necessità, in questo modo, cioè il Presidente della Regione emanava un'ordinanza previa intesa col Ministro dell'Ambiente. In questo modo siamo entrati lasciando la competenza in capo alla Regione siciliana, ma dando dei bei paletti di indirizzo, in modo, cercando di riportare per quello che è possibile, ma ovviamente in breve termine non lo si può fare, cercando di portarlo a un normale ciclo di gestione dei rifiuti. Qui mi attestimonia il Presidente Bratti con l'ottima relazione che ha esitato nel corso del 2016, che ha analizzato chiaramente qual è il problema. Quindi questa è la parte, diciamo, patologica della gestione dei rifiuti. L'altra parte invece è una parte sicuramente positiva, quella quindi che accennava, di cui faceva cenno anche Rosanna, cioè il nuovo pacchetto rifiuti che è stato ripresentato al 2 dicembre del 2015, già presentato sotto il nostro semestre di gestione della Commissione europea nel 2014, ma si inquadra anche in un momento di crescita del paese in cui c'è un'aspettativa forte da parte delle aziende per arrivare quindi al ciclo alto dei rifiuti. Su questo mi riallaccio a quello che diceva alla fine Rosanna, cioè quali sono gli strumenti. Quindi sicuramente strumenti normativi, a parte quelli, diciamo, che stiamo andando, abbiamo messo in essere ultimamente, tipo quelli del collegato ambientale, la legge 221/2015, ma l'altro sarà sicuramente l'attuazione della direttiva sul pacchetto dei rifiuti. Direttiva che dovrebbe, nelle medio rosee previsioni, dovrebbe vedere la luce per il 2017, e altra parte, diciamo, di applicazione, oltre alla parte normativa strettamente detta, che la riferisco più a questa attuazione della direttiva, ancorché c'è anche altri interventi che il Ministro avrà annunciato, ad esempio quelli di una riconsiderazione e ragionamenti ulteriori sul sistema consortile, confrontandosi però in maniera molto feconda con i consorzi, che hanno fatto comunque un ottimo lavoro ovviamente nel periodo. Ma c'è anche tutta la parte che riguarda anche l'attuazione della normativa vigente. Noi ci abbiamo fatto come Ministero, come Direzione Generale, ritengo, un grosso lavoro attuando le normative specifiche di settore, e che credo che stiano incominciando a dare i loro frutti nella gestione dei cicli più elevati dei rifiuti. In particolare mi riferisco ai decreti attuativi, esempio della normativa sui RAE. Sul decreto legislativo 49 del 2014 ci ha visto impegnato già tutto quest'anno, ma già dalla fine del 2015 abbiamo iniziato una grossa attività, e stiamo concludendo ormai tutta questa decretazione, più gli altri decreti che abbiamo di applicazione sia sul collegato ambientale
che anche sugli applicativi anche del codice ambientale, del 152. Un'attività che abbiamo sicuramente intrapreso è quella sull'attuazione del 152, che ci impegnerà molto nel 2017. Purtroppo ricordiamo che inattuati nel codice ambientale della parte quarta sono previsti circa un centinaio di decreti, quindi diciamo stiamo facendo, rappresentando al Ministro un ordine di priorità, quelli che sono ancora attuali, quelli che non lo sono più, e di alcuni vi vorrei fare un po' breve cenno insieme a quelli che vi ho accennato dei RAE e del collegato ambientale. E questa, diciamo, riterrei che sia la parte abbastanza significativa del lavoro che sta facendo e che sempre di più dovrà fare il Ministero. E, facendola tra l'altro con un confronto, come sa chi frequenta, gli operatori che frequentano i miei uffici, con un confronto sempre costante con le imprese e con le associazioni sia ambientaliste che di imprese, perché sicuramente facciamo tutti parte di un sistema paese e non si possono affrontare determinati temi se non c'è un dialogo costante su questo. Io accenno un po' brevemente a dei temi, degli interventi che abbiamo fatto di carattere normativo, intesi normativamente come decreti di carattere regolamentare e non, ma che secondo me sono stati molto attesi sicuramente dal settore dei rifiuti e sono sicuramente molto importanti per risolvere determinate problematiche. Alcuni effettivamente li si attendeva da anni e anche il legislatore è entrato, diciamo, aiutando le amministrazioni ad emanarli. Penso in particolare a degli interventi normativi introdotti col collegato ambientale, con la legge 221 del 2015. Rispetto a questo esempio è in fase, diciamo, di uscita il decreto sul riutilizzo per quanto riguarda i vuoti a rendere, un decreto che prevede disciplina le modalità d'attuazione del monitoraggio della sperimentazione, quindi questo più collegato nel discorso del riutilizzo. Altro decreto che è in fase avanzata di redazione è quello sulla costituzione e il sostegno di centri per la preparazione per il riutilizzo, che prevede modalità operative dei centri di preparazione e procedure autorizzative semplificate, catalogo semplificato dei rifiuti e requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria. Altre iniziative che hanno visto la luce in quest'anno sono, ad esempio, le linee guida per il calcolo della percentuale della raccolta differenziale. Tra l'altro, ricordo che tutti questi decreti, la maggior parte, hanno avuto la luce anche per il merito dell'ottimo rapporto con l'ISPRA, che tra l'altro ringraziamo anche perché questa è la sede ministeriale, però ci sentiamo un po' ospiti di questo rapporto, della presentazione del rapporto annuale sui rifiuti urbani. Quindi, dicevo, uno dei decreti che sicuramente era molto atteso e che ha visto la luce è quello delle linee guida per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata, in cui definiamo appunto delle linee guida che servono alle regioni per dare loro un metodo standard per il calcolo. In particolare, profili di maggiore importanza sulle linee guida riguardano l'individuazione del metodo di calcolo standard e la definizione delle tipologie di rifiuti da computare ai fini del calcolo. Un altro decreto che è stato di avanzata elaborazione, già in sede di discussione presso la conferenza Stato di Città, e stiamo elaborando delle osservazioni dell'ANCI, riguarda il decreto per stabilire i criteri per la realizzazione da parte dei comuni della misurazione della quantità dei rifiuti per arrivare a un livello di tariffazione. Su questo quindi il decreto prevederà dei sistemi di delle modalità di misurazione puntuale che riguardano sistemi di identificazione delle utenze, peso e volume delle grandezze e caratteristiche, flussi e frazioni oggetto della misurazione,
le infrastrutture tecnologiche e informatiche, modalità con cui la misurazione deve avvenire e gestione dei dati raccolti. Altro decreto molto atteso che rientra nel parterre di quello che dicevo, che è collocato all'interno della parte quarta del 152, è quello sul decreto dell'assegnazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Questo indubbiamente è molto importante per la linea di demarcazione di quello che ancora dovrà essere pertinente alla privativa comunale e quello che invece dovrà essere più affidato al mercato. Su questo stiamo, c'è una bozza del decreto che stiamo sottoponendo all'attenzione delle associazioni e le organizzazioni competenti. Nella fattispecie stiamo avendo contatti con l'ANCI e con l'Italia in questo. Farei un accenno intermedio anche ad altre attività che facciamo come direzione, ovvero l'emanazione anche di bandi, quindi di cofinanziamento per progetti di ecodesign nella progettazione, quindi ecocompatibile dei prodotti e implementazione di strategie di ecoprogettazione. Questo in particolare nell'ambito dei RAE e sono, diciamo, figlie di due norme in particolare dei RAE, dell'articolo 5 e dell'articolo 19,10, che prevedono l'uno progettazione compatibile e l'altro sistemi nuovi di recupero e di riciclaggio. Riguardo alla progettazione compatibile, stiamo programmando dei bandi che prevedono un incremento dell'uso di materiali, che incentivano l'incremento dell'uso di materiali riciclabili, riduzione della quantità e della diversità dei materiali, aumento della riciclabilità, limitazione dell'uso di sostanze pericolose. Nell'ambito invece dei sistemi di recupero, gli interventi sono orientati nel bando più a massimizzare la quantità di materia recuperabile, ottimizzare il consumo energetico e ridurre i tempi e il numero delle fasi di processi di recupero. Stiamo vedendo anche altre proposte di tirar fuori, anche di incentivare l'uscita di proposte progettuali anche di categorie non rientranti tra quelle servite dai consorzi di filiera, che possono rientrare nei rifiuti urbani pericolosi quali vernici e rifiuti anche igienici assorbenti. Altre attività che stiamo mettendo in essere, sempre ragionando su decretazioni non del tutto fatte uscire figlie del codice ambientale, sono quelle che riguardano i decreti attuativi dell'articolo 178 bis sulla responsabilità estesa del produttore. Su questo stiamo ragionando su alcuni decreti che riguardano modalità e criteri di introduzione della responsabilità estesa con alcuni prodotti. Primi tra tutti stiamo lavorando sui materassi. Questo viene molto, è un decreto di regolamentazione del settore molto atteso, e stiamo ragionando anche su altri in medio tempore che riguardano beni in plasticatura o rifiuti assorbenti. Per quanto riguarda attività che sono state poste in essere dal Ministero, e qui voglio andare brevemente alla chiusura perché sennò diventa un po' troppo elencativo, ma io ricordo che sta in fase oramai quasi di pubblicazione il decreto sui sottoprodotti, e questo permette a tutta una generica categoria di prodotti, senza entrare nei singoli, di indicare agli operatori rispetto delle quattro categorie previste dall'articolo 184 bis. Altre attività su cui il Ministero si sta molto, molto impegnando, e questo con l'ottimo anche ausilio da parte di ISPRA, e nell'ambito del discorso dell'End of Waste. Su questo il Ministero è già uscito con una circolare che, anche facendosi forte di linee guida del 2012 della Commissione Europea e anche di una nota più o meno interpretativa di indirizzo sempre della Commissione Europea, permette di andare a qualificare il fine rifiuto caso per caso da parte delle regioni, quindi dando delle linee di indirizzo
e andando poi a esplicitare le 3-4 categorie del 184 ter che permettono che da un'operazione di recupero, rispettando questi 3-4 principi, si possa arrivare da un'operazione di recupero definitivamente al fine rifiuto. Ciò non toglie che ovviamente il discorso del fine rifiuto implica comunque, in assenza di regolamenti comunitari, l'individuazione di criteri ad hoc per singole categorie di prodotto. Rispetto a questo stiamo lavorando, non nego con una certa faticosità, perché dobbiamo coniugare delle esigenze tecnico-scientifiche non di poco momento, e sono i due decreti sul fresato d'asfalto e sul granulato dei polverini derivanti dai pneumatici fuori uso. Sono decreti che spero che a breve vedano la luce con uno sforzo, diciamo, da parte di tutti quelli che partecipano ai tavoli tecnici, che sto cercando tra l'altro di rendere più snelli all'interno della direzione generale. Altri due decreti molto importanti che sono usciti nel periodo, nell'ultimo anno, sono figli del cosiddetto sblocca Italia e sono inquadrabili sicuramente all'interno in qualche modo del rapporto sui rifiuti urbani che è stato testé illustrato dai colleghi dell'ISPRA. Uno, tutte e due collocabili all'interno dell'articolo 35 dello sblocco Italia. Uno, partiamo col secondo comma, quello sugli impianti di compostaggio, in cui abbiamo delineato il fabbisogno residuo, quindi abbiamo consegnato alle regioni il quantitativo che deve essere poi considerato nei singoli piani, e questo quindi a netto beneficio ovviamente della raccolta differenziata. L'altro, diciamo, un po' più impegnativo, tra virgolette, che ha comportato abbastanza contrasti, è quello del primo comma dell'articolo 35 sugli inceneritori. Qui, diciamo, siamo entrati a pie pari, dicendolo in maniera più volgare, dicendolo in maniera più giuridica, siamo entrati con l'esercizio di un potere conformativo statale nei confronti dei piani regionali. Ma questo, secondo il legislatore, era sicuramente una cosa che occorreva assolutamente fare. E su questo abbiamo individuato, con questo decreto, con questo DPCM, 8 inceneritori occorrenti su tutto il territorio nazionale, dando comunque la possibilità, questo è venuto fuori da un fervido dibattito delle conferenze tecniche nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, alle regioni di non attenersi strettamente a questa individuazione degli inceneritori, qualora però ci rappresentino delle modifiche dei piani regionali tali che rappresentano un'attuazione, ad esempio, sostanziosa delle modifiche delle politiche di prevenzione e della raccolta differenziata. E un altro decreto molto importante previsto nell'ambito del collegato ambientale, questo sta in fase ultimativa di revisione in presidenza del Consiglio, è quello del decreto sul compostaggio di comunità, questo per rimanere nell'ambito della gestione della frazione organica. Altre iniziative che noi stiamo prendendo come direzione è l'attuazione, la conclusione di accordi di programma, utilizzando su questo l'articolo 206 del codice ambientale, che permette accordi di programma da fare con soggetti pubblici ma anche con imprese, o per forme di semplificazione o anche per forme di sperimentazione. E su questo abbiamo firmato da poco un accordo di programma che prevede un servizio di noleggio e manutenzione di apparecchiature destinate al lavaggio di pezzi e di macchinari sporchi, quindi per evitare per permettere un utilizzo multiuso dei filtri. Stiamo lavorando su un decreto, su un accordo di programma sempre per l'utilizzo e la rigenerazione dei gas refrigeranti. Altro ed ultimo accordo rispetto al quale ritengo opportuno fare cenno, che si colloca in quota parte nell'ambito del RAE, è un accordo di programma con l'ENEA che riguarda la valorizzazione della frazione delle plastiche contenute nelle apparecchiature elettriche. Faccio un breve cenno poi da ultimo sulle attività che stanno
si stanno svolgendo invece nella sede comunitaria, come facevo dicendo all'inizio, siamo impegnati costantemente in riunioni a Bruxelles, in gruppi di lavoro che sono fatti tra il Consiglio europeo, la Commissione europea e gli Stati membri. Adesso c'è l'ultima rappresentazione, l'ultimo testo che viene rappresentato in questi giorni dalla presidenza slovacca, che è uscita, e in cui stiamo mettendo a punto determinati aspetti rispetto ai quali stiamo concordando il testo con tutti gli altri paesi, tra questi esempio il metodo di calcolo di cui parlavamo prima, che si sta portando sul metodo 4, ad esempio quello sul calcolo totale dei rifiuti urbani, anche se in commissione si pensa di mettere in mezzo il discorso del riutilizzo, che di per sé però non farebbe parte dell'ambito del ciclo dei rifiuti, ma ci collocheremo più sul discorso del prodotto, gli obiettivi del riciclaggio, 60% al 2025, 65% al 2030, anche se lì non possiamo andare, a nostro avviso, anche se, appunto, come abbiamo detto prima, gli obiettivi di riciclaggio hanno una buona tenuta di raggiungimento in Italia, però non possiamo andare più troppo oltre, perché oltre una determinata soglia vuol dire anche un aumento in percentuale anche molto forte della raccolta differenziata, del costo della tariffa, e non so poi quanto poi si possa sostenere il tutto. Io mi fermerei qui per dare spazio comunque agli altri relatori, sperando di non aver dato un quadro troppo analitico e troppo poco comprensibile. Allora, ringrazio Rodrigo, che anzi ci ha fornito preziose informazioni su moltissimi decreti di cui non sapevamo nulla e che vanno chiaramente nella giusta direzione, molti proprio a promuovere la prevenzione ma anche l'economia circolare. Ora sentiamo un po' il punto di vista di chi gestisce la frazione organica. Abbiamo detto che la frazione è maggiormente raccolta, notiamo una certa modifica del piano degli impianti attualmente presenti sul territorio, con maggiore attenzione per quanto riguarda la gestione anaerobica, e darei la parola a Michele. Si sente, no? Grazie. Bene, appunto, porto i saluti del presidente Canovai, anche lui in fermo, come Massimo Centeno. Io vi do alcuni numeri più specifici sulla raccolta differenziata dell'organico, perché veramente è il settore che traina il raggiungimento degli elevati livelli sia nazionali che regionali. Devo dire che, come prima cosa ci tengo a dirlo, sulla frazione organica l'Italia è un'eccellenza europea e un'eccellenza quindi anche mondiale. E questo è supportato dagli ultimi numeri presentati nel rapporto ISPRA 2016. Abbiamo superato 100 kg ogni tanto anno di frazione organica, un cumulo più verde raccolti come media nazionale. Questi valori, vi assicuro, soprattutto se pensiamo all'umido, alla forsu, non si trovano neanche in paesi come la Germania, neanche in paesi come l'Austria e altri. Come CIC abbiamo fatto vari approfondimenti e abbiamo visto che sull'intercettazione dell'umido siamo sicuramente tra le eccellenze europee, e questo ci ha portato anche a avere un riconoscimento a Bruxelles, appunto anche nelle riunioni che citava Grillo. Siamo stati invitati proprio a parlare della frazione organica come eccellenza e sui possibili obiettivi. È possibile un 65% di riciclaggio, come diceva la Raia prima, come domanda? È possibile il raggiungimento di un meno del 10% in discarica? Allora, noi diciamo di sì a tutto, l'abbiamo supportato anche poi direttamente con l'onorevole Bonafè, suggerendo anche delle migliorie a proposta della nuova direttiva europea, introducendo anche degli obiettivi specifici sull'umido, sulla frazione organica, cosa che adesso non è presente. Sono presenti gli obiettivi di riciclaggio sulle frazioni secche, come da sempre,
ma non c'è per la verità nulla sul l'umido. Anche il fatto, l'articolo 22 della proposta di revisione dell'Unione Europea, ancora quella famosa frase, la raccolta dell'umido deve essere effettuata dove tecnicamente, economicamente, ambientalmente è fattibile. Però questa frase noi abbiamo detto più volte che va eliminata, sappiamo che è tecnicamente fattibile dappertutto, ci è riuscita la città di Milano raggiungendo livelli eccezionali, ma non solo, in tutta Italia, guardando anche al centro-sud, vi do due numeri molto veloci. Si dice che la regione del centro-sud un po' in ritardo, in realtà se noi vediamo per esempio qualcosa come la regione Puglia, che è passata da 176.000 tonnellate a 212.000 dal 2014 al 2015, la Calabria dal 48.000 a 74.000, piccoli numeri ma che fanno vedere un raddoppio. In quasi tutte le regioni italiane c'è un incremento almeno del 10% sull'organico. Come dice sempre Centeno, trovate voi un settore industriale che ha un più 10% tutti gli anni a partire dagli ultimi 10 anni. No? Questo vuol dire anche investimenti, vuol dire impiantistica, vuol dire posti di lavoro e soprattutto un'altra cosa, abbiamo superato le 6 milioni di tonnellate trattate con il compostaggio. 6 milioni e mezzo con l'incenerimento. Qual è la differenza? Che il compostaggio sta continuando a crescere, un più 10% degli anni, e la discarica e l'incenerimento sono invece in sostanziale decrescita, in qualche modo. Quindi anche chi vuole investire ha davanti a sé delle opportunità. Quello che manca è vero che, parlando di costi, poi personalmente sono il mio pane perché io elaboro i dati Orso, anzi. Sottolineo la validità del sistema Orso, che anche qui è un'eccellenza europea, per la Lombardia collaboro un po' con l'Afro, per una provincia, e ho sott'occhio tutti i numeri di Orso, sono qualcosa di veramente eccezionale. E questi numeri appunto, ci fanno capire che tra l'altro si possono fare delle analisi molto raffinate anche sui costi, che abbiamo fatto con la Lombardia e abbiamo pubblicato. La raccolta differenziata a livelli elevati non costa di più. Questo, se è ottimizzata, se è gestita bene, se si trovano tutte le sinergie del caso, anche introducendo la raccolta dell'umido e anche in zone rurali, montane, disperse, grandi città, guardate che le ottimizzazioni si trovano sempre. Questo è il messaggio chiave che vogliamo lanciare. Parlando di una filiera in cui, a differenza di altre, quelle dei riciclabili coperte dai consorzi di filiera obbligatori, che hanno giustamente un sistema per cui c'è il contributo ambientale, che è nato per finanziare il riciclo, perché il mercato da solo non poteva supportare l'elevato riciclo degli imballati. Quindi 20 anni fa si è deciso che introduciamo il sistema di responsabilità estesa del produttore. Bene, però per l'umido, che è la frazione che spaccia alla grande tutti gli anni riciclabili, purtroppo non esiste assolutamente nulla, se non le quotasse sulla discarica, gli incentivi sul biometano, va bene, che sono per migliorie tecnologiche. Noi a livello europeo abbiamo detto una cosa semplice, supportando un emendamento che dice gli stati membri devono mettere in piedi sistemi di incentivi sull'umido obbligatoriamente basati su penalità e premialità, che possono essere anche a costo zero per lo Stato, quindi non incentivi come sull'elettrico, sulla bolletta, no, questo è semplicemente mettendo in competizione i comuni, come è stato fatto in Sardegna. Sardegna è un esempio molto virtuoso perché ha deciso di introdurre una sovrattassa di 30 euro in comuni che non avevano attuato la raccolta dell'umido sullo smaltimento di scarica, e questi soldi venivano completamente girati ai comuni che avevano attuato la raccolta dell'umido. Quindi i pionieri, i più bravi, prendevano un contributo da quelli più latitanti. Questo sistema ha fatto sì che in tutta la regione, nel giro di 4 anni, si è introdotta la raccolta dell'umido a costo zero per la regione. Quindi i sistemi ci sono, basta copiare le buone pratiche e diffonderli nel territorio. Questo è il nostro messaggio. Grazie. Grazie, è un messaggio importante perché sappiamo che per raggiungere gli obiettivi del 50, 60, 65% è fondamentale la produzione organica da sola a concorre al raggiungimento dell'obiettivo per oltre il 39%.
Ora vorrei sentire appunto l'Italia, nello specifico il Presidente della Commissione Raccolta Differenziata e Riciclo. Grazie. Grazie a Dispra per l'invito, ringrazio anche a nome del Presidente Brandolini che ha preso un impegno per oggi prima dello spostamento, però volevo rassicurare che sta bene a differenza di tutti gli altri, l'ho sentito in salute se qualcuno fosse in pensiero. Ma grazie a Dispra soprattutto per questo lavoro di rendicontazione, un lavoro di rendicontazione costante, pignolo, preciso, sistematico, coerente, che è anche l'unica maniera di fare una rendicontazione sulla quale poi si possa costruire una storia, costruire una serie storica e quindi anche traguardare i comportamenti. Ecco, diciamo una rendicontazione affidabile. Questo crea un degli effetti, no? C'è tutta, che sono pienamente giustificati, come l'attesa, la solennità di trattare il dato ufficiale. E però l'attenzione nella società attuale così attenta all'immediato, così bisognosa dell'informazione, c'è una, non posso dire, una prevalenza di attenzione che ci sono sindaci che vorrebbero il dato della raccolta differenziata settimana per settimana, no? Sapere già, ma ho superato il comune vicino, questo. Allora è buona pratica anche quella di abituargli che i conti si fanno con calma, si fanno bene, si fanno precisamente così. Però per guidare la, come dire, per colmare l'attesa, ad esempio Utilitalia ha attivato un osservatorio interno, sfruttando il fatto della copertura nazionale coinvolgendo 100 aziende. Sono ormai 3 anni che l'osservatorio di queste aziende fa una stima quadrimestrale e quindi registra un dato. E ogni anno poi ci si va a confrontare a vedere quanto distanti si è dal dato ISPRA. Siccome quest'anno l'osservatorio dava una riduzione dello 0,6% della produzione di rifiuti e poi ISPRA ha certificato lo 0,4%, quindi 0,2%, e come incremento della raccolta differenziata stimavamo un 2,1 di incremento, è stato 2,3, quindi abbiamo una precisione dello 0, imprecisione 0,2. Allora a questo punto, a fine febbraio, primi di marzo, il dottor Viselli, che è il funzionario di Utilitalia che cura questo osservatorio, consegnerà alla dottoressa Araia una busta sigillata con la previsione per il 2016 da aprire l'anno prossimo, per così andremo a verificare se poi funziona. Potremmo pensare a delle scommesse, che ormai come la lotteria sugli scontrini, c'è una maniera di finanziare il settore, potrà essere questa. A chi interessasse invece sapere un po' la tendenza, il dato a agosto con questi margini di affidabilità però ci segnala un incremento a produzione dei rifiuti del un più 0,6, e vogliamo sperare che sia tutto merito della crescita economica e in costanza di buone pratiche di prevenzione, però questa è la registrazione che abbiamo ad agosto, e un incremento alla quota differenziata del un ulteriore 1,7%, se è sottostimato vuol dire che andremo anche meglio. Quindi ce la possiamo fare. Come cittadino veneziano, adesso mi permetto di dire, sono molto orgoglioso del risultato della conferma della prima posto tra le grandi città, e viene facile rispondere, cioè, se ce l'ha fatta Venezia a migliorare, che nel 2012 era al 33%, ad arrivare per merito delle amministrazioni comunali che hanno dato questa indicazione e dei colleghi di Veritas che l'hanno fatto, non c'ho nessun merito se non quello del comune cittadino di aver contribuito. Allora, da una parte viene da dire c'è spazio per farlo,
E però voglio anche dire, l'abbiamo ricordato appunto, perché ne abbiamo riflettuto in città, cosa dire. La raccolta differenziata è, ce lo siamo detti, un fondamentale, no? Come il palleggio, il tiro in sospensione, gli scivolamenti laterali per il basket. No? E devi saperli fare, se no, però poi non basta quello, perché è un'altra squadra ti può fregare. E vogliamo essere ancora più cose. È come studiare latino, serve. E è un bellissimo approccio quello di dire intanto studia questo, preparati. E la risposta giusta è dire intanto studi, fai il risultato e poi ti lamenti, perché se ti lamenti prima dici per forza non ce la fai, allora protesti che non è valido il sistema di misura. Invece l'approccio giusto è dire intanto lo faccio quello e poi magari dico che come cittadino veneziano sono molto orgoglioso di questo risultato, sono ancora più orgoglioso del 2,8 destinato a discarica, solo 2,8 va a discarica, sono ancora più orgoglioso del completamento della maggior parte del ciclo per la maggior parte delle filiere nell'arco di 50 km dal comune di Venezia, quindi in seguito ai principi di prossimità e di autosufficienza. Quindi cioè, si può fare a patto anche però che non stressiamo gli indicatori, che assumiamo una pluralità di indicatori per un obiettivo che è complesso. Perché attenzione, noi gestiamo, questa è una riflessione delle aziende di raccolta, noi gestiamo un sistema che ha bisogno di essere industriale e che ha bisogno di uno sviluppo industriale. Per avere questo sviluppo industriale ha bisogno di una regolazione, ma ha bisogno di una regolazione capace di complessità, di attenzione e anche di accompagnare la crescita, non di fissare solo delle regolette, perché tutte le regole ristrette nei fenomeni economici innescano dei comportamenti opportunisti, dei comportamenti di ottimizzazione limitata, e quindi, come dire, abbiamo bisogno di una regolazione sostenibile, armonica, smart, e questo è un auspicio. Non mi dilungo altro, volevo dare una risposta alla interessante provocazione sul tema dei costi, la tariffa puntuale, la riflessione sulle tariffe. Bene, anche con il Sistema d'Italia stiamo facendo delle riflessioni sulle tariffe, sulle composizioni dei costi, e vorremmo metterle in comune queste cose, perché ad esempio risulterà chiaramente che non abbiamo nessun sadico piacere nel tassare, cioè non c'è, come pensano altri, che le aziende di raccolta sono così contente di essere stare al sicuro dietro una tassazione. Intanto perché si scoprirà che nella tassazione ci sono molti elementi che non arrivano alle aziende. È interessante andare a sfogliare il carciofo della tassazione per andare a vedere quali sono i componenti di costo che vanno a remunerare il servizio e quali vanno a diffondere altre robe. E poi perché siamo interessati a uno sviluppo sostenibile, è quello che è basato sulla produzione di valore, sulla riproduzione di valore, sul mantenimento del valore. E quindi, se, visto che siamo al 20 di dicembre ormai, se potessimo scrivere la lettera Babbo Natale, vorremmo davvero una tariffa, non una tassazione, cioè vorremmo essere liberati da questi elementi di distruzione del valore che sono non solo la tassazione, ma il cambiamento del conto corrente su cui bisogna versare la tassa, l'IVA che va calcolata oppure non calcolata, oppure poi restituita, ma per anni, per no. Queste, non c'è arricchimento, c'è una distruzione di un valore, perché non c'è nessun beneficio. Non c'è nessun
nessun beneficio per il cittadino che deve ogni sei mesi andare a riconfermare su che conto andare a pagare. Non c'è beneficio per il cittadino, per chi non incassa, per chi... Ecco, questi elementi di sistema intelligente e di confronto, di sistema regolato, di questi abbiamo bisogno per poi lasciar correre una competizione positiva, una competizione che tolga il meglio e che ci permette di raggiungere gli obiettivi. Sentito da un'Italia alcuni strumenti che si ritengono necessari per far veramente decollare il sistema, un sistema efficiente e industriale. Ora sentiamo anche il presidente di FISO e Assoluzione, Roberto Sancinelli. Grazie. La raccolta differenziata è sul ciclo. Quindi bisogna fare anche un po', bisogna ogni tanto, anzi, più ogni tanto cominciare a fare chiarezza anche quando parliamo di riciclo, tra l'avviato riciclo e il prodotto da riciclo. E questo è fondamentale. Già ora le industrie più strutturate e impegnate in questo raggiungono una media di prodotto riciclato già del 70%. Fatto 100 è rifiuto immesso agli impianti. Questo direi che sono dati che bisogna cominciare a mettere in rilievo, perché effettivamente c'è sempre un po' di confusione, riciclo, avviato riciclo, raccolta, confusione se raccolta, differenziata o recupero, eccetera. La raccolta differenziata, la preparazione, quello che vuole, sono tutte fasi intermedie, perché l'obiettivo è quello di un rifiuto che entra in un impianto e da quell'impianto deve uscire un prodotto, un end waste, comunque un prodotto, non più rifiuto. Questo è molto importante che si faccia questa chiarezza. Comunque si può arrivare anche a una maggiore percentuale, non siamo distanti, si può arrivare anche da 70, addirittura arrivare al 90%. Qui occorre però per questo dar corso anche a sostenere e sviluppare nuove tecnologie di trattamento e anche applicazioni, ma soprattutto occorre un sostegno politico e normativo per arrivare a questo. Tecnologie ci sono, ma non è che non ci siano, ci sono, hanno bisogno però di essere sostenute, come tutte le cose, tutte le innovazioni all'inizio hanno bisogno di essere sostenute, se non partono poi rimangono lì, non si sviluppa niente, devono partire. Questa è una cosa importante, ecco perché dico che occorre proprio, se vogliamo andare nella direzione della, ormai dell'economia circolare, bisogna proprio prendere, andare anche in questa direzione, e quindi dal mondo politico e anche legislativo si dia un forte impulso in questo senso. Un'altra, do degli spunti per dire che si può migliorare. Una delle altre condizioni per sviluppare proprio la valorizzazione del rifiuto e riciclo è, parlo sempre del rifiuto urbano, se è chiaro per il rifiuto urbano, è che si separi per esempio il servizio di raccolta dalla titolarità del rifiuto. Il rifiuto non deve essere di proprietà di chi lo raccolta, ma assolutamente, non è che poi chi lo raccoglie non può fare il ciclo, sia chiaro, però cominciare a separare, perché già chi lo raccoglie comunque fa un servizio per cui è remunerato. Il rifiuto oggi, dato che il rifiuto da dopo differenziato soprattutto è sempre destinato a sostituire nel tempo più materie fossili, è sempre più una materia necessaria all'industria, quindi questo rifiuto comincia a essere messo a disposizione del mercato industriale, del mercato dell'industria del riciclo. Questo è un altro degli aspetti, se vogliamo proprio andare nella direzione di sviluppare la valorizzazione del rifiuto, che ci può portare tantissimi benefici ambientali, risparmio di materie prime fossili, meno emissioni, eccetera, eccetera. Poiché anche in tal modo, oltre che risparmiare, per esempio noi arriviamo addirittura
fino ad oggi a fare anche attività di riciclo, dove sotto l'aspetto ambientale arriviamo anche a fare attività ad emissioni zero. È un calcio, ci sono adesso attività come tecnologie che permettono, per esempio, la raccolta differenziata da fosso, produrre biometano da biogas, sapete che è composto più o meno, grosso modo, dal 60% di metano al 40% di CO2. Bene, questo biometano che oltretutto, fra l'altro, così trattato, è ottimo per l'autotrazione, perché a differenza del metano tradizionale è molto più puro. Il metano tradizionale contiene ancora un 7-8% di idrocarburi, mentre il biometano è assolutamente a zero di idrocarburi. Ma soprattutto oggi si può anche recuperare tutta la CO2, far rimetterla assolutamente, recuperarla, trattarla opportunamente e poi rimetterla di nuovo nel ciclo produttivo industriale e anche di consumo. Quindi potremmo bere benissimo l'acqua minerale della vita con CO2 recuperata dal trattamento dei rifiuti. Si sta andando fortissimo e velocemente in questa direzione. Noi abbiamo bisogno però che questo sia sostenuto anche sotto l'aspetto anche di incentivi che possono essere dovrebbero essere spostati maggiormente sul piano fiscale invece che incentivi a perdere, diciamo, tra virgolette, che poi magari si può anche dare adito in certi casi magari a poca chiarezza. Noi abbiamo al nord, siamo abbastanza, al nord Italia, siamo abbastanza sviluppati su questo tipo di attività, gli impianti ci sono, anzi se vengono realizzati tutti gli impianti che oggi sono sulla carta, avremo più impianti che rifiuto da trattare, mentre invece noi ci troviamo col centro e sud Italia che assolutamente invece mancano degli impianti, anche dei più semplici. E qui bisogna puntare a questo, come dico, qui da puntare a questo non solo incentivare, ma anche disincentivare il fatto che il rifiuto invece di essere trattato e valorizzato finisce in discarica, perché è intollerabile, sono inaccettabili che percentuali così alte di rifiuto finiscano in una discarica. Beh, è un grosso problema che c'è, però non è difficile arrivarci, bisogna impegnarsi e essere decisi e molto fermi sugli obiettivi che vogliamo raggiungere. Grazie. Direttore generale dell'ambiente, lo prendo appena arrivato perché la faccio parlare. La migliore. Grazie, c'è un posto libero. C'è una sedia. Ah, c'è una sedia. C'è una sedia. Ti aspettavamo. Avevi detto che venivi. Eravamo in pensiero, così. No, chiedo scusa, funziona? Sì, devi spingiare. Ho creato lo scompiglio. No, chiedo scusa del ritardo, ma lo spostamento della data ha un po' messo nei guai l'agenda e sono riuscito ad arrivare, ma solo nella parte finale del convegno. E ringrazio Ispra per l'invito che ci ha fatto. Molto velocemente un contributo rispetto alle cose che sono contenute nel rapporto, che comunque dà sempre un quadro di riferimento utile per capire qual è la strada che dobbiamo praticare. Allora, innanzitutto è bene ricordare sotto questo punto di vista che nonostante la disomogeneità che continua a emergere dal rapporto della situazione nazionale, noi ovviamente continuiamo a vedere le situazioni di
di grandi criticità che ci sono in alcune aree del paese. Diciamo, il dato della Sicilia continua a gridare vendetta, per non usare un eufemismo, ma è bene ricordare che in questo paese negli ultimi 20 anni tante cose sono cambiate in meglio. Noi abbiamo delle situazioni sia territoriali, abbiamo anche costruito un sistema di imprese pubbliche e di imprese private che oggi garantiscono all'Italia per certi versi, e può sembrare strano, una leadership che sembrava impossibile 20 anni fa ai tempi dell'emergenza rifiuti di Milano nel 96 o 15 anni fa ai tempi dell'emergenza rifiuti di Napoli, Salerno e del resto della Campania. Dico questo perché è vero che abbiamo ancora situazioni come la Sicilia che porta in discarica sostanzialmente quasi tutti i suoi rifiuti urbani, ma insomma abbiamo delle realtà non solo nel nord Italia che già oggi riescono a praticare quello che la bozza di pacchetto sull'economia circolare prevede al 2030. E questo è bene ricordarlo. Grazie a queste realtà molto avanzate sulla filiera degli urbani si sono costruite delle filiere anche impiantistiche, imprenditoriali, ripeto, pubbliche e private, che oggi riescono a fare in questo paese cose che in altri paesi non si riescono a fare. L'impianto di trattamento dei pannolini usati che è in provincia di Treviso, che è fermo perché questo paese non riesce a fare quello che dovrebbe fare a proposito di autorizzazioni, qui dopo spenderò una parola magari in più, ma insomma l'impiantistica per il riciclo degli oli usati, le filiere che abbiamo costruito consortili su tutti insomma i fronti, non solo sul fronte dei rifiuti urbani, garantiscono oggi a questo paese dei risultati che negli anni 90 erano assolutamente impensabili, insomma che erano alla base dei ragionamenti che si facevano nel 96-97 quando si costruì la normativa che ha cambiato l'impostazione legislativa in questo paese nel ciclo dei rifiuti e che negli anni 2000 e negli ultimi anni si sono effettivamente concretizzati. Noi diciamo sempre Italia-Germania non solo nel calcio finisce a nostro favore ai mondiali, ma insomma sulla filiera a volte anche nei 90 minuti non solo nei tempi supplementari, perché su alcune filiere l'Italia, nonostante continui a utilizzare come racconta anche il rapporto, l'impiantistica tedesca, esportando una parte minoritaria dei suoi rifiuti, su alcuni fronti facciamo meglio della Germania. Dopodiché questi campioni dell'economia circolare giocano su un campo con, come dire, delle regole che non aiutano le migliori esperienze. Prima facevo riferimento all'impianto di trattamento dei pannolini usa e getta che è stato realizzato in provincia di Treviso Spesiano. Quello è un impianto innovativo che diciamo, è frutto di una sfida messa in campo da un'azienda privata che sceglie il territorio provinciale più avanzato sul fronte della gestione dei rifiuti urbani, la provincia di Treviso, per fare un qualcosa che 20 anni fa sembrava impossibile, cioè trasformare in riciclabile e l'irriciclabile per eccellenza il pannolino soggetta. Un impianto innovativo, anche se insomma diciamo non da brevetto della NASA, ma insomma comunque un impianto innovativo che permette di separare le frazioni cellulosiche dalle frazioni plastiche. Ecco, pensare che quell'impianto è fermo perché l'autorizzazione che è stata data dalla Regione Veneto classifica l'uscita di quell'impianto di trattamento rifiuti come rifiuti, e quindi le aziende che sarebbero disponibili a acquistare quelle frazioni plastiche e quelle frazioni cellulosiche non possono acquistare quei flussi in uscita perché l'autorizzazione definisce quei flussi con quella modalità, racconta di come in questo paese, nonostante le eccellenze, non riusciamo a mettere in campo quelle regole che garantiscono a queste esperienze innovative di poter replicare il loro raggio, il numero delle esperienze messe in campo, di ampliare il loro raggio d'azione con
il paradosso, con il rischio paradossale che è ancora concreto, di vedere quell'impianto, visto che è di proprietà, insomma, di una società che ha la metà del capitale è straniera, non è italiano, di vedere quell'impianto, se continua a essere fermo, rischiare di vederlo smontato e portato in Olanda, perché in Olanda il problema autorizzativo non ci sarebbe. Allora, dico questo e chiudo. Prima parlavo di campioni, parlavo di campo di gioco, e chiudo sulle regole. Chiudo sulle regole e sulla, diciamo, e sulla necessità di far rispettare quelle regole. Se pensiamo ai campioni del nostro paese su questo fronte, noi dobbiamo metterli in condizioni di poter formare una squadra che riesce ad operare sul campo di gioco. Allora, noi questa capacità di fare squadra intorno ai campioni non siamo riusciti ancora ad esprimerla al meglio. Il caso dell'impianto dei pannolini di Spresiano, il caso dei sacchetti di plastica compostabili. Ancora oggi il mercato italiano è infestato da almeno un 50% di sacchetti illegali, fatti, diciamo, nel totale disprezzo di quello che è la normativa vigente, normativa che prevede anche sanzioni molto pesanti. Si continua a non vedere in Italia che, se nel mondo della grande distribuzione i sacchetti sono tendenzialmente a norma, anche se poi, diciamo, le sofisticazioni dei furbi si sono anche raffinate, perché, insomma, a volte in alcuni sacchetti compostabili viene inserito anche una parte di scaglie di polimeri da petrolio. Si continua a far finta che sui mercati rionali, in esercizi commerciali al dettaglio, la quasi totalità dei sacchetti venduti in questa seconda parte del commercio sono assolutamente illegali. Questo è un problema non solo perché non si rispetta la legge, è un problema per il sistema paese, perché quando ci si lamenta giustamente che si perdono posti di lavoro nel settore della chimica italiana, che è in grande difficoltà, basta vedere quello che succede nei poli chimici in giro per il paese, qual è la situazione di desertificazione di quell'area industriale, e parallelamente si è costruiti una norma che può essere uno strumento per permettere di fare investimenti sul fronte della chimica verde, come è stato fatto a Porto Torres, ma ci sono altre situazioni in giro per l'Italia, in provincia di Rovigo, in provincia di Vercelli, con bioraffinerie che praticano in Italia, con brevetti italiani messi in campo da aziende italiane, che vedono la realizzazione di impianti assolutamente innovativi, bioraffinerie che potrebbero essere replicate e costruite anche in altre parti del paese. Ci si lamenta che chiudono i petrolchimici, che gli operai vanno a casa e che le aziende lasciano i ferri vecchi con siti non bonificati, e poi parallelamente si ha uno strumento che potrebbe mettere in campo un motore di riconversione parziale, non totale, delle aree chimiche, e non si fa rispettare quello che banalmente la legge prevede. Chiudo sulla necessità di infrastrutturare il paese, perché, e su questo però bisogna ovviamente fare le scelte giuste. Questo è un paese che continua a far circolare troppo i rifiuti in Italia. Questo è il paese che continua a far circolare troppo i rifiuti in giro per l'Europa, perché l'esportazione continua ad essere un'operazione praticata. Tra l'altro si sono spostati i flussi, diciamo, non si va più verso gli impianti di recupero energetico del nord Europa, sì, ma si comincia ad andare verso le discariche dell'est europeo, e la preoccupazione aumenta a dismisura. Visto i presidi ambientali, visto i controlli, visto le performance impiantistiche e delle istituzioni che su quei territori dovrebbero controllare, che non sono proprio, diciamo, paragonabili a quelli del nord Europa, noi questa esportazione la riduciamo se ovviamente infrastrutturiamo al meglio il paese. Su questo però bisogna fare le scelte giuste. Qui è stato fatto un grave errore, l'abbiamo detto in tantissime occasioni, con lo sblocco Italia, insomma, si è deciso di praticare una strada dimenticando le altre. Mi riferisco ovviamente all'articolo 35, nella parte dello sblocco Italia che prevede
la necessità di costruire 8 nuovi impianti di incenerimento, come prevede l'ultimo decreto approvato in attuazione dell'articolo 35. Questo è un paese che ha bisogno, un bisogno incredibile, questo è un paese e anche questa è una città, parlo di Roma, che ha bisogno di fare gli impianti, ma di fare gli impianti che permettono di evitare quella girandola ad esempio di rifiuti organici che vengono raccolti nelle regioni del sud Italia e vengono portati in provincia di Padova, in provincia di Pordenone, in provincia di Bergamo, in provincia di Torino. Cioè c'è una continua movimentazione di rifiuti che non aiuta l'economia circolare sul territorio, aiuta sicuramente la categoria degli autotrasportatori che sono ben felici e quindi siamo sicuramente loro sono ben contenti di questo, ma noi dobbiamo colmare il deficit impiantistico soprattutto del centro-sud facendo le scelte migliori. Chiudo sulle scelte, sarebbe molto, prima sentivo parlare di biometano mentre entravo, giustamente, questa è una filiera che va praticata, ci aiuterebbe anche a evitare problemi con la direttiva sui biocarburanti, perché insomma se vogliamo rispettare quegli obiettivi della direttiva sui biocarburanti, utilizzare il biometano per l'autotrazione è decisivo. Se pensa a quante discussioni infinite abbiamo fatto un anno fa per fermare il referendum sulle trivellazioni di petrolio in mare, sventati per 5 sesti, poi l'ultimo sesto è stato oggetto del referendum dell'aprile scorso, se pensa a quante discussioni sono state fatte sulle trivellazioni di petrolio a proposito della necessità di sfruttare le risorse in Italia, energetiche in Italia, per evitare le importazioni, noi abbiamo una grandissima fonte energetica rinnovabile che è la produzione di biometano dalla digestione anaerobica dalla gestione aerobica delle frazioni, di tutte le frazioni biodegradabili, non solo quella degli rifiuti della parte dell'umido da rifiuto urbano. Allora, ancora oggi non siamo in condizioni di poter garantire a chi ha realizzato un impianto. Come si fa in Germania da 15 anni, come si fa in Svizzera da 20 anni. Ecco, queste sono le norme che aiuterebbero a fare l'ulteriore salto in avanti al paese, magari garantirebbero come i sistemi di penalità sui sistemi di smaltimento e premialità sul riciclo e sulla prevenzione a partire dal decreto sulla tariffa puntuale che insomma lo ricordo dal decreto Ronchi è arrivato il momento di approvarlo, questo benedetto decreto sulla tariffazione, visto che siamo arrivati nel frattempo nel 2017. E queste sono le norme che permetterebbero all'Italia di fare il salto in avanti definitivo, permettendo ai territori che sono più in difficoltà e permettendo alle imprese che hanno investito in innovazione di avere quel giusto spazio sul mercato nazionale che ancora oggi non riescono a garantirsi, perché ci sono ancora territori che ad esempio in discarica si continuano a portare i rifiuti sottoterra a 70-80 euro a tonnellata. Se quelle sono le cifre di smaltimento, non c'è spazio per nessun'altra modalità di gestione dei rifiuti che appunto si pratica in altre zone del paese o si auspica nel pacchetto sull'economia circolare. Grazie.